Quando l'Ucraina firmò il trattato di non proliferazione nucleare nel 1994, una delle condizioni era la garanzia da parte di altri firmatari, tra cui Russia e Stati Uniti, della sua integrità territoriale. 20 anni dopo, Kiev ha perso la Crimea, annessa alla Russia, e nell'est dell'Ucraina si combatte per arginare l'insurrezione separatista filorussa. La svolta consumatasi negli ultimi 20 anni ha le sue radici proprio negli anni 90. Fin dall'indipendenza dell'Ucraina, il rapporto tra Kiev e Washington ha vissuto momenti altalenanti ed è una relazione che non può essere misurata senza considerare l'influenza della Russia nella regione. Il punto più basso nei rapporti tra Washington e Kiev si registrò con l'avvento al potere di Leonid Kuchma, accusato dalla Casa Bianca di non garantire i diritti umani nel suo paese. Il punto di rottura fu raggiunto nel 2000 con l'assassinio del giornalista Gheorghi Gongadze, che portò al congelamento delle relazioni bilaterali. La rivoluzione arancione nel 2004 sembrò portare una schiarita nei rapporti tra Washington e Kiev. L'allora presidente degli Stati Uniti, George Bush, vide un'opportunità per far uscire l'Ucraina dalla sfera di influenza della Russia. L'amministrazione statunitense investì milioni di dollari, formalmente destinati a organizzazioni non governative, per sostenere i leader politici che si mostravano collaborativi con l'Occidente. Gli sforzi della Casa Bianca per avviare l'adesione dell'Ucraina alla NATO nel 2008 non portarono a nulla, soprattutto a causa dell'opposizione di Germania e Francia, che non volevano inimicarsi la Russia. La politica accondiscendente dell'Occidente verso Mosca ha prevalso con l'elezione di Barack Obama, che all'inizio del suo primo mandato annunciò il reset delle relazioni tra Stati Uniti e Mosca per evitare, disse, una deriva pericolosa. Il presidente russo Vladimir Putin, a quanto pare, aveva in mente un altro tipo di reset, ridisegnare la mappa dell'Europa.